Salve figli, sono Fiorella, Nostra Signora. Oggi commenteremo insieme e ascolteremo insieme la seconda parte del messaggio promesso dai nostri amati angeli. A onor del vero è arrivata ieri, ma io ho bisogno sempre di riflessione, perché per molti ovvi motivi. Ma in questo caso ero così riluttante nel darvi questa parte del messaggio, non perché abbia qualcosa da nascondere, anzi, vi ho spesso dimostrato che non nascondo mai niente a nessuno. Ma questa parte è così profonda che purtroppo, essendo io parte umana e parte divina, la parte umana di me comunque rievoca sofferenze. E chi meglio di me le può provare, visto che io le ho affrontate, io le ho provate, e non c'è miglior scuola di quella quando voi provate sulla propria pelle. Soltanto allora potete capire quel dolore, quanto è profondo quel dolore. Spesso vi ho spiegato che questa è la miglior scuola divina. Quando l'individuo raccoglie ciò che semina, ecco l'amore con la maiuscola. Perché Dio vuole da ognuno di noi che provi sulla propria pelle ciò che a parole dice. Perché, come tutti sappiamo, le parole sono gratuite, non costano niente a tutti i livelli, ma l'esperienza costa. Costa perché nell'affrontarla, nell'andare fino in fondo, al che la coscienza colmi quella lacuna dell'individuo, al che tutto faccia parte del suo sentire, ed ecco perché spesso vi ho spiegato che i valori non si trasmettono. I 10 comandamenti non è un'imposizione, ma è una trasmigrazione, passatemi questa parola, è l'evoluzione della specie. Ovvero attraverso le molteplici vite, ogni esperienza segna dentro, vedete perché si dice insegna, non è una trasmissione di pensiero, ma è proprio una trasmissione di sentire, al che cambia tutto. L'individuo, una volta che ha fatto suo, l'insegnamento, ovvero quando dentro di sé è segnato, ecco che allora quell'errore non lo ripeterà mai più, né cadrà in tentazione, né ci sarà mai nessuno sulla terra o no che potrà fargli ripetere lo stesso errore, perché non fa parte più di esso, ovvero l'individuo che è tentato attraverso il pensiero, attraverso la mente, che è Dio, arriva alla mente, che mentendo lo spinge ad affrontare ogni errore per così farlo, per così finirlo, così farlo parte del suo sentire. Tornando al messaggio odierno, che è poi la seconda parte della mia vita, è solo una parte perché ovviamente, avendo 67 anni, cerchiamo di fare una sintesi. Quando appunto sono un po' riluttante a parlare di me, è perché ho sempre avuto questa forza di non parlare di me. Nel senso, ho affrontato i dolori più atroci non parlandone neanche a me stessa. Questa è stata la mia forza e attraverso l'ironia, attraverso la buona volontà del
quotidiano vivere del duro lavoro, del fare una qualsiasi cosa, di non mettersi mai pensiero a fare questo o quello, ma affrontando tutto ho imparato veramente tante, 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 tante cose. E là, quando Dio mi ha lasciato senza soldi, lì ho sicuramente potuto fare un grandissimo sforzo, non perché mi mancasse prima, ma un ulteriore sforzo scendendo dentro di me, perché non a caso si dice di necessità si fa virtù. E lì ho capito quante cose avevo ancora dentro di me, che il tempo non mi aveva lasciato quello spazio per creare la creatività. Ho imparato a restaurare mobili, ho imparato a dipingere, ho imparato tantissime cose che desideravo farle, ma che il tempo non mi dava quello spazio necessario. Insieme a questo ho affrontato una parte più dura della mia vita, quella parte che spetta ogni creatura, perché un giorno ogni creatura sarà chiamata a fare appunto quest'ultimo salto, guardate bene, quel salto che è purificatore sotto ogni aspetto per arrivare a Dio. Quando le guide parlano e vi dicono qui c'è l'esempio, ecco che nessun esempio era mai venuto sulla terra spiegandovi il perché di certe situazioni così dure, ma che tuttavia è disegno divino. Dio ha fatto tutto questo. Spesso vi chiedete perché, ma ve l'abbiamo anche spesso spiegato. Tutto porta a una chiarezza di idee, a una purificazione dell'individuo, a un colmare di quelle lacune della coscienza che, pur avendo la coscienza tutto scritto dentro di sé, aspettano di essere scoperte, di far parte del proprio sentire. Spero di essermi spiegata bene. Quando parlano dei miei familiari che hanno agito nel modo peggiore, spesso vi ho detto che nonostante io abbia subito dalla nascita, non ho mai portato rancore per nessuno. E se quando sono ostile a parlare del mio dolore, è proprio per questo motivo. Non voglio rievocare, non voglio ricordare, ma mi rendo conto che se io sono o posso essere ad esempio, a un esempio mi dovete pur aggrappare. È questa speranza, è questo esempio che vi porto, che porterò al mondo, quell'esempio che dice Dio non risparmia niente a nessuno. Nessuno può pensare di corrompere Dio, né attraverso la preghiera, né attraverso la supplica, né in nessunissima maniera, se non in quella dei fatti. Tu devi fare. Se hai fatto bene, meriti bene. Hai fatto male, meriti male. Ecco perché tutti i famosi detti, chi la fa aspetti, come semini raccogli, non fare ad altri ciò che non vorreste fosse fatto a te. E ripeto, sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Perché uno deve sì sbagliare, perché questo fa parte dell'umano sentire. Ma quando l'individuo persevera per un suo piacere, per una sua vendetta, ecco che allora arriva questo dolorosissimo karma, che Dio non risparmia niente all'individuo. E questo è per tutti. Questo è stato per me in prima persona, così come lo sarà tutti, per tutti.
nei tempi dei tempi. Così fu, così è, così sarà. Ecco, spero anche oggi di esservi stato d'aiuto nella comprensione della cosa più bella in assoluto che Dio ha creato tra le tante meraviglie del mondo, la giustizia divina. Ora, ascoltiamo, appunto, come promesso, la seconda parte del promesso messaggio. Sono Kempis. Adorate, e mai e poi mai creatura lo sareste diventata se lei non si fosse spaccata in tre per tutti, ma proprio tutti voi. Oggi, come promesso, vediamo la seconda parte. Nel lontano 1999 lei fu lasciata a se stessa, nel vero senso della parola. Nel bel mezzo di un trasloco, che fu una mazzata per le sue forze fisiche, ci lasciò soli Dio insieme a lei. Ora vi spiegheremo anche il perché. Era freddo. Era un giorno d'inverno e il fuoco si spense per lei. Oddio, non che fosse così caldo prima, ma poi fu tremendo. Accusare quel colpo di cui lei si accusava tutta, ma proprio tutta la sua responsabilità. Si accusava di essere stata sempre troppo permissiva, di essere stata lasciva, ed ecco che sentiva questo grande peso di questa grande responsabilità. E qui la piccola fiammiferaia ve lo spiega bene, o meglio. Senza un becco di un quattrino fu lasciata sola nel bel mezzo che sembrava vi fosse finalmente un po' di respiro per lei. La sua anima, così gentile e così piena d'amore per ogni bifolco da lei incontrato, fu massacrata a suon di colpe che piovevano su di lei a destra e a sinistra. Voi non lo sapete, ma spesso di notte non osava andare in bagno, che a due passi dal letto, perché i gradi della sua camera erano pari a 7-8. Il mondo era piovuto addosso, come non mai. Dio le aveva preparato sì un bel rifugio nel deserto, ma appunto era e resterà il clima del deserto, caldo morto e freddo pungente, in ogni dove lei si muoveva. Detto ciò, ve lo dico, e sapete il perché? Se fosse per lei, nessuno, e se dico nessuno, mai saprebbe raccontare ciò che lei ha dovuto subire. E nascondendo anche a se stessa i vari problemi, nonostante tutto, 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 era sempre sorridente. Non sapeva più come nascondere il suo dramma. E per farsi forza andava, incontrava gente con altrettanti problemi, no, ma con problemi, che lei puntualmente guariva attraverso la sua forza d'animo, che inondava il suo cuore quando vedeva una piccola parte di sofferenza che lei ben conosceva. Detto ciò, vi dico detto ciò, guai a voi se non la smettete di farla fessa. E questo lo dico al marito, che non sa più cosa fare per non dire che sì, è stato un gran vigliacco. E anche Magnone, è un grande debitore verso colei che lo ha sempre sostenuto, cresciuto e smerdato, perché questo era lui, pieno di merda, ma quella merda secca,
perché se così non fosse stato, sarebbe servito almeno a concimare questo mio e vostro sporco mondo. Noi da oggi in poi abbiamo ricevuto precisi ordini di fare ordine in ogni dove. E se sentirai che certe persone sono in ospedale, e o peggio, cara Nostra Signora, ignora anche tu come loro si sono comportati con te. E questo è quanto la giustizia divina fa. Ciò che tu fai a te sarà fatto. E ognuno pareggia, Dio pareggerà i conti con Dio. Cara Nostra Signora, che fin quando c'è stato da prendere, tutti ti hanno amato, molto amato. Quando c'è stato da dare, si sono ritirati. E fango su fango ha piovuto sulle tue già misere spalle, no, ma quelle spalle spaccate dalle fatiche per ogni creatura incontrata sulla tua strada. A tal proposito, voglio una volta per te, Fio, e ognuno di voi che la incontrerà, dire che sì. Ora è terminato il tuo calvario. Il calvario di spaccare il centesimo è finito. Dio ha così ordinato. Entro e non oltre questo mese avrai la tua tanta, ma tanta agonizzata paga? No. Il tuo patrimonio, che è quello. Ora, una qualsiasi cosa che tu deciderai sarà fatta. Ma non dopo. Però all'istante. Sì. Dio ha così deciso. Lei avrà ogni potere sulla terra, ma per far questo lei ha dovuto aspettare i tempi dell'Apocalisse, i 3 anni e mezzo del capitolo 12 dell'Apocalisse. Ora ogni cosa che lei chiederà le sarà dato, e senza ombra di dubbio ogni cosa le spetta ogni ordine compiuto. Capito, Fio? Ecco, cari amici, ripeto, quando la vita vi segnerà, ricordatevi, c'è qualcuno prima di voi che l'ha fatto. Ha fatto per giustizia divina, perché così tutto sta scritto. E ciò che scrive Dio, anche se voi non lo capite, o per il momento non lo capite, o non volete capire, abbiate fede. Dio fa per l'individuo tutto ciò che di meglio può esistere. Ripeto, so che non comprendete, o spesso non volete comprendere perché non vi fa comodo. Ma sono sicura che coloro che hanno buon senso e sono onesti con se stessi in queste parole si ritrovano. Ricordate sempre, non è Dio che ha abbandonato l'uomo, ma è l'uomo che ha abbandonato Dio, pensando sempre di essere più furbo di Dio. Ed ecco i risultati. Nella nostra società, mai come in questo momento, sono ben visibili a chiunque, anche i più scettici. Grazie amici, e spero che anche oggi su queste parole abbiate molto da riflettere, profondamente da riflettere. E ricordatevi, Dio ama ogni creatura. E proprio perché la ama come un genitore, la punisce. Alla prossima, figli.